Come promesso, oggi registriamo il video giveaway per i 300 iscritti. Prima di mostrarvi tutto quello che ho messo in palio, iniziamo dalle regole. E le regole voglio specificarlo perché ci sono sempre tanti dubbi sui contest su YouTube. YouTube non vieta di fare i video giveaway, ma impone delle regole. Delle regole le impone YouTube stesso, quindi anche di quello che si mette in palio, non possono esserci cose a pagamento e varie regole. Basta che andate a controllare, comunque su YouTube lo trovate. Alcune regole invece sono quelle che vanno in base al paese. Infatti YouTube generalizza che in base al paese dove sei residente bisogna rispettare la legge. E questo è il motivo per cui noi dobbiamo imporre ai minori di farsi sempre delle gare da un maggiorenne. Purtroppo è un obbligo perché sennò noi non lo possiamo fare, perché se succede, logicamente voi dopo, se vincete, dovete mandarci l'indirizzo. L'indirizzo è un dato sensibile e deve essere trattato con determinate leggi. Quindi c'è bisogno del consenso di una persona maggiorenne e in questo modo noi siamo sollevate da qualsiasi problema, sennò noi rischiamo la chiusura del canale. Lo sottolineo perché sembra una cattiveria, però alla fine è una cosa semplice, basta che vi fate scrivere due righe, una mail da vostra mamma, vostro papà, un fratello, una sorella, basta che siano maggiorenni, dichiarano di essere maggiorenni. Comunque ve lo spiego dopo meglio. Iniziamo con le regole, io prima vi dico le regole e poi ve le spiego in modo che sia più facile. Comunque troverete tutto scritto nell'info box, così se non avete capito qualcosa bastate che rileggete. Allora, prima regola, essere residenti in Italia, perché sennò diventa un casino con le spedizioni internazionali. Seconda regola, essere iscritte al mio canale. E voglio ricordarvi, per chi magari non lo sa o non si ricorda come ha impostato comunque l'iscrizione, se voi avete impostato la privacy, quindi in modo che non si vedano le vostre iscrizioni, nemmeno io le posso vedere. Quindi io non posso avere la certezza di chi è iscritto o meno. Non voglio obbligarvi a togliere cioè a cambiare il discorso privacy, perché se l'avete messo avrete i vostri motivi. In caso in cui non vogliate togliere il discorso privacy, basta che mi mandiate uno screenshot sulla mia pagina Facebook che ho creato apposta per il canale, che ha il nome del canale, si chiama Il Magico Mondo di Megami, e la trovate anche nell'home page in alto. Se voi guardate dove c'è il logo, dove c'è il nome del canale, ci sono tutti comunque i miei social, la trovate nelle informazioni, come trovate anche la mia mail. Quindi avete moltissimi modi per potervi mettere in contatto con me. Passiamo quindi alla terza regola, mettere il like al video. E questo l'ho fatto semplicemente per un motivo. Voglio rendermi conto, perché ogni canale è diverso, non si possono fare paragoni tra canali. Voglio capire se l'idea del giveaway piace o meno. In base ai like, quindi in base anche a quante persone parteciperanno, potrei anche decidere di farlo in maniera periodica, logicamente non tutti i mesi, però in maniera magari più volte all'anno. Però voglio vederlo appunto in base ai like, in base alla partecipazione, decidiamo cosa è meglio fare. Quarta regola, essere maggiorenni oppure fare inviare a un genitore o comunque a un maggiorenne l'autorizzazione per dopo poter partecipare al concorso, per poi dopo inviarmi il vostro indirizzo nel caso vinciate. Allora, il mio indirizzo email lo troverete scritto nell'info box, lo trovate nelle informazioni del canale e lo metterò anche come primo commento sotto il video, in modo che sia chiaro. Comunque la mia mail è semplicissima, è megami77@gmail.com. Passiamo. Questa non è una regola, se lo volete fare, io non voglio imporre, perché io sono la prima che non amo, quando partecipo ai giveaway, avere 10.000 regole, mi sembra assurdo. Non vi obbligo a condividere il video, chi lo vuole fare ben fatto, perché più persone parteciperanno, più possibilità ci saranno in futuro di averne sempre più ravvicinati con cose sempre diverse e carine. Allora, passiamo alla quinta regola. Mettere un commento, con scritto un solo commento mi raccomando, siccome ho messo a disposizione una pagina Facebook con i commenti attivi, quindi potete commentare all'interno della pagina o, nel caso siano cose personali, inviarmi un messaggio privato. Vi chiedo di mettere un solo commento perché io non assegnerò i numeri subito, dopo ve lo spiegherò. Li assegno alla fine del contest in modo che ho il tempo di verificare, comunque mi terrò segnati man mano le persone che logicamente si sono segnate sotto. Verificherò quali sono i minorenni o meno, me li segno tutti su un quaderno
in modo da aspettare la delega da parte del genitore. Quindi se voi avete dei nickname perché avete un canale, vi chiedo anche di far scrivere tra virgolette il nome del canale, perché io vedo quello, io vedo il nome con cui vi siete registrati su YouTube. Quindi se avete dei nickname, fate specificare a chi vi fa la delega di mettere il nome del nickname, in modo che sia più semplice per me, senza dovervi contattare 200 volte. Poi passiamo, ecco, vi stavo dicendo, quindi io voglio che mettiate il commento con scritto partecipo, e dopo, siccome ho deciso che oltre ai premi che adesso vedete in palio, realizzerò per chi vince un inserto fatto appositamente, però logicamente non mi sembra giusto farlo a mio gusto, ogni persona è diversa, quindi voglio che mettiate nei commenti partecipo la misura dell'agenda che avete o i fogli o comunque la misura dell'inserto che preferireste avere e che tipo di tema preferite, quindi tema cartoon, tema floreale, tema dolci e così via. Dopo, se per caso voi avete una vostra immagine che vi piace particolarmente, nel caso vinciate me la potete mandare, che non mi costa niente mettere un'immagine che scegliete voi. Quello lo richiederò alla vincitrice, però ecco, magari voi segnatemi già nell'info box, almeno mi rendo conto, me lo posso già segnare, quali sono i temi che piacciono comunque di più. Poi, per quanto riguarda il discorso dei commenti, ve l'ho già detto, perché gli altri commenti li vado a cancellare, quindi se volete informazioni contattatemi su Facebook, perché se no, se mi trovo per la stessa persona 50 commenti da rispondere sotto i video, diventa molto difficile andare a segnare il numero. Io cosa faccio? Ad ogni commento io vi metterò il mi piace, in modo che voi vi accorgete che io l'ho letto e siete sicure di essere state comunque segnate. Poi se dovesse per caso succedere che mi scappa qualcuna, quando vedete che io assegnerò i numeri, controllate che abbiate il vostro, comunque vi arriverà la notifica della risposta sotto e siete sicure, mal che vada, mi contattate e lo mettiamo. Non dovrebbe scapparmi, non penso di avere migliaia di adesioni. Comunque stavo perdendo anche il segno, eh. Ok, praticamente io ho deciso che inizierò ad assegnare i numeri 3 giorni prima che si chiude il contest. Il giveaway inizierà a partire dal 6 luglio fino a sabato 30 luglio compreso. Il 31 luglio verrà fatta l'estrazione, quindi io dal 27 luglio inizierò a mettere i vari numeri e assegnerò i vari numeri, così io ho il tempo di verificare comunque tutte le persone che mi si sono segnate, chi è minorenne, chi non è minorenne. Vi ricordo, se siete minorenni, se io non ho la delega entro il 30 luglio, quando io chiuderò il contest, il numero non verrà assegnato. Ok, queste sono le regole che io ho fissato, niente di che. Quindi le regole principali che vi dovete ricordare è essere iscritti, mettere il like al video, mandare la delega se siete minorenni, essere residenti in Italia e mettere ovviamente il commento sotto il video con scritto partecipo, il tema che preferite e il modello d'agenda o il modello d'agenda che avete o le misure. Per chi per caso non avesse comunque un'agenda ad anelli, ve lo realizzo fatto tipo a cartellina, tipo porta documenti, sempre con dentro magari un notes o quello che preferite, ci mettiamo d'accordo. Se poi avete preferenze scrivetemelo pure nel commento, basta che sia uno solo. Comunque inizio e vi mostro i premi. Iniziamo con i washi, ve ne ho messi 7, li ho scelti un po' misti che mi piacevano, alcuni ne sono doppioni che ho anch'io, li ho presi apposta doppi. Il primo è questo con il sushi. È vero, una decorazione che si fa una volta ogni tanto, però mi piaceva troppo, alla fine ho deciso di prenderlo e di metterne uno anche per voi, era troppo carino. E questo è il primo. Questo è un altro, non ve lo apro perché mi dispiace rompere la scatolina, è quello comunque che ha i libri, che praticamente è su base bianca, quindi quando voi lo andate a mettere si vedono solo i libri messi come se fossero comunque su una libreria, è molto carino. Questi sono sempre da 10 metri, sono quelli da 1,5 cm. Un altro è questo qua, con questi cuoricini che fanno tipo come se aspettassero qualcuno dopo un concerto, una cosa del genere, molto carini, con biglietti, tipo hanno in mano delle letterine come se aspettassero di avere un autografo. E sono cuori fatti in vario modo, uno sembra anche un dinosauro,
lo trovavo molto carino, divertente, e quindi ho deciso di mettere anche questo. E questo è sempre da 10 metri. Un altro da 10 metri, molto carino, è questo, con questi cuoricini rossi, e sempre 1,5 cm. Poi, questi sono 5 metri. È bellino perché ha questa banda azzurra, ma è molto chiara, con tutti questi colombi sopra il filo, sono molto carini. Ne ho anch'io diversi con vari colori di questo modello perché c'è stato l'anno scorso che era entrato in fissa, quindi mi piaceva moltissimo. Poi questo è molto simpatico con questa tigre samurai. Vedete? Molto carino. Li ho assortiti un attimino in modo che possano rientrare nei gusti di tutte. Questo è un 3 centimetri. Sì, dovrebbe essere quello da 3. Vedete? No, penso che siano 2 centimetri. 2 centimetri, 2 centimetri e mezzo. Comunque questi sono grandi. È molto grazioso. E questo è l'ultimo che è simpaticissimo. È un circo. È il tendone di un circo con gli animali. Molto carino. Questo è da 5 metri. E questi sono tutti i washi che ho scelto. Poi passiamo a questi. Questi ci ho lavorato dietro un po'. Devo dimostrarvelo una per una, vi verrà un esaurimento. Comunque ho fatto un bel po' di paper clip con vari bottoncini, sia di legno che alcuni con le resine. Quindi abbiamo la barca a vela, abbiamo il gufo, abbiamo il fiore, abbiamo l'orsetto. Abbiamo l'aeroplanino, molto carino, l'elefantino. Come vedete, dietro non sono aperti, ma sono tutti chiusi con un feltrino di varie misure a seconda del modello del bottone. Abbiamo il feltrino da 1 o da 2 cm. Infatti, stiamo aspettando anche i feltrini per poter fare le clip. Abbiamo questa col coniglietto, questa col cappellino. La borsetta, il pacco regalo, la farfalla, un altro modello di aeroplanino, la scarpina col tacco. I colori sono un po' random, ne ho proprio pescate anche io dei sacchettini random in modo da accontentare tutto, ho cercato di assortirli un po'. Questa invece ho scelto di metterla su quella gigante. Ne ho fatta solo una gigante perché sono veramente troppo grandi, quindi non sapendo che misura di agenda che avete, ho preferito tenermi su quelle piccoline che vanno bene per tutte. Queste qua vanno bene più che altro per mettere magari i plichi proprio di carta un attimino più grandi. Però sono bellissime queste qua giganti dorate. Ho scelto di metterla con questa casetta qua perché era troppo bella, mi piaceva troppo questo bottoncino. Passiamo. Ops. Questa col pulcino, molto carina. Questa con la geisha. Questa con l'infradito. Questa col cagnolino. E dopo gli ultimi tre modelli sono delle resine. Abbiamo Hello Kitty, abbiamo un altro sacchiotto. E questa bambolina qua. E queste sono tutte quelle che ho realizzato. Sono un bel po', non le ho ancora, non le ho contate, quindi non so dirvi il numero. Poi, rimanendo in tema di clip, questa che è magnetica ed è quella con gli ananas. Sono due clip magnetiche, sono molto carine. Spero che piaccia anche a voi. Poi, rimanendo in tema di abbellimenti, vi ho messo dentro un po' di queste a pette che hanno il biadesivo spessorato, che sono belle per chiudere i regali. O comunque, togliendo il discorso, si può anche lasciare, si possono fare anche le clip se una persona gli piace. Comunque hanno vari utilizzi, le trovavo molto carine. Poi vi ho messo dentro un qualche bottoncino di questi che possono essere utilizzati anche comunque per fare dei charm, perché hanno la possibilità, hanno il passante per mettere comunque il filo a una catenella. E sono di colori assortiti. Poi, dato che vanno tanto di moda, vi ho preparato un po' di nappine, sia argentate che dorate, in colori assortiti. Ho cercato di assortirvele il più possibile.
Vedete, sono fatte così, questa è la versione argentata, sono quelle che comunque vi ho mostrato anche nel video haul, e questa è la versione dorata. Ve li ho messi un bel po', in questo modo potete decidere di farvi charm per l'agenda. Poi passiamo ai post-it e abbiamo questo con Cookie Girl in giallo, molto allegro, e questa versione verde. Mi sono molto utili, poi questi sono sottili, io ad esempio li tengo nel portafoglio, perché quando sono in giro li trovo comodi. Mettiamoli in parte di qua. Questo post-it con il coniglietto, che è quello che si può serve per segnare gli appuntamenti, perché ha la possibilità di mettere l'orario, quindi scrivete l'appuntamento, l'orario ed è molto carino. Queste matriosche, questi col pinguino, poi abbiamo questo libretto. E sono misti, ce ne sono due grandi, questi due che tengono metà foglio, e ci sono queste qua piccole che sono 5. È molto carino. Dopo passiamo ai post-it giganti. Color set, ci sono tutte e due le versioni, sia quello a palla che questo qua in piedi. Questi qua sono veramente grandi, però sono troppo carini. E vi ho preparato sia la versione color set, che questa è la mia preferita, quella con la pecorella. La trovo troppo kawaii, troppo bella. Dopo vi ho preparato questi stick maker e abbiamo questo qua con i coniglietti nei vari colori e questo a tema Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi abbiamo Alice, il bianconiglio, il cappellaio matto in versione coniglio. Molto carina, mi sembrava carino da regalarvelo. Poi vi ho preparato anche questi qua che sono sempre utili, sono quelli, sono i set praticamente della Lidl con dentro le tre scatoline e possono essere utilizzate anche come decorazione, li uso anche per fare le card, quindi sono carini, ve li ho messi dentro. Poi vi ho preparato questi clear stamp, questi sono quelli simili a quelli di Heidi Swap, sono molto carini. Quindi vi ho preparato questo modello per chi deve iniziare e questo che mi piace tantissimo, ce l'ho anch'io, questo qua l'ho preso doppio apposta, con tutte le greche. Questo qua è bello perché si può modulare proprio in base alla grandezza anche del foglio, perché ha vari tipi di prolunghe da poter mettere, quindi potete fare fogli grandi, fogli piccoli, lo trovo molto carino con le rose. Ah, questo era scappato. Questo qua non è adesivo, è proprio un piccolo tipo notes, tutto disegnato comunque dentro, sempre chiaro, con la bambolina di solito sull'azzurro, non ve lo apro perché mi dispiace. Il mio non mi ricordo di che colore era fuori, forse era lo stesso che ha la base azzurra. Io questi li tengo in agenda, li buco, gli faccio due buchi, li tengo in agenda, gli metto dietro un salvabuco, li tengo se devo prendere dei memo rapidi, sono comodi, mi sembrava una bella idea. Poi vi ho preparato qualche stickers, questi di Sumiko Garashi, Sumiko Gurashi, scusate, sono troppo carini. Sono tutti sagomati, hanno la base trasparente, sono bellissimi sull'agenda questi. Molto belli. Vi ho preparato questi a tema compleanno. Vedete, Happy Birthday. Sono 34 pezzi, era molto carino. Poi mi piace moltissimo questa confezione. Vi ho preparato questi, che sono 6 fogli. E sono sempre su base trasparente. Io questi li uso per decorare il mensile perché sono perfetti come misura proprio nei quadrati del mensile. Quindi mi piacciono moltissimo. Vi ho preparato questi in stile vintage. Adesso non si vedono tutti, sono comunque sempre 6 fogli, hanno comunque tipo la Torre Eiffel, troviamo la Statua della Libertà, la Torre di Pisa, troviamo varie scritte e sono carini, sono tutti in bianco e nero, molto carini. Vi ho preparato questi che sono semplici, sono quelli che si usano per fare il color code, quindi mi sembrava carino da mettervi dentro. Poi queste che sono le carte washi della Lidl. Queste le anch'io ve le avevo già mostrate, solo che le mie non avevano più la parte sopra perché per metterli via era più comodo così. Sono
sono molto belle perché in ogni pagina, vedete, c'è la parte, tutta la carta adesiva con i suoi adesivi. Queste di dietro sono tutte etichette. Poi abbiamo un'altra carta washi con degli adesivi bellissimi trasparenti. E dietro abbiamo invece questa fantasia, un'altra pagina. Poi abbiamo questa, sempre con queste etichette di varie misure con gli adesivi sempre abbinati con lo stesso tema. E quest'altra carta grande che può essere utilizzata anche per scriverci sopra, perché dà l'idea dell'impostazione di una pagina tipo carta da lettere. E quindi questo è un set. E poi un astuccio. Sem è semplicissimo, un astuccino carino. Vedete? Con la taschina sotto, lo trovavo molto carino, della linea Beverly, e ve l'ho messo dentro. Poi passiamo al pezzo forte. Questo ce l'ho anch'io, ve l'ho preso anche per voi. È il set di Frozen che si vedeva in giro il link dappertutto fino a qualche mese fa e contiene un blocco con dentro 32 carte, sono all'incirca da 80 grammi le carte, non sono molto spessorate. Comunque, se volete vederlo nei dettagli, se voi andate nel mio canale, c'è l'unboxing di questo set, quindi lo vedete com'è dal vivo. Comunque, contiene un pad di carte bellissime che ho utilizzato anche per fare degli inserti. Dopo, contiene i clear stamp con su Elsa, Anna e così via, sono bellissimi. Vedete, sono 14 perché ci sono dentro anche i fiocchi di neve piccolini, però ci sono dentro i personaggi principali che sono abbastanza grandi, più o meno grandi di questa altezza, sui 10 cm, e sono molto carini. Ci sono dentro 4 stencil, sempre per fare vari tipi di fiocchi di neve. C'è dentro uno strumentino simile a un ringhello che serve per imbossare i fogli con i fiocchi di neve. Ci sono dentro 12 fiocchi di neve e c'è dentro 1 metro di nastro argentato. Oltre a questo c'è all'interno il magazine di 68 pagine in inglese, logicamente perché arriva dall'Inghilterra. Con dentro delle idee dove vi mostrano, ad esempio, di fare il calendario dell'avvento, da fare questo tipo di copertine per gli asciugamani, per fare tipo proprio, vi danno degli spunti per fare vari progetti utilizzando tutto quello che c'è dentro. Vedete, è molto carino. La scatola è schiacciata perché altronde il postino arriva con la posta prioritaria, quindi il postino un po' la schiaccia. Infatti io l'ho buttata perché la mia era ancora più rovinata, la mia addirittura me l'aveva piegata a metà quando era arrivata, quindi figuratevi. Però mi piaceva molto e ve l'ho preso anche per voi uno. Ok, e questo era il pezzo forte secondo me. E dopo ho deciso di mettervi dentro la penna di Totoro. Così abbiamo un po' di tutto. Io ho scelto di non mettervi dentro i tamponi per i clear stamp perché ognuno ha i suoi gusti nei colori. Poi quelli comunque sono reperibili facilmente, quindi vi ho messo dentro un po' quelli che sono un po' un kit base per chi ha le prime armi, magari per chi vuole iniziare, anche per chi magari non li ha, perché questa è stata veramente una lotta per averli. Io spero che come giveaway vi piaccia, spero che aderiate in molte, spero che condividiate il video in modo da darmi la possibilità di farne altri in futuro. E niente, ecco, l'unica cosa che vi ricordo e tengo, perché ho già visto un altro giveaway finito in maniera disastrosa, è di commentare una volta sola. Tutte le domande voi fatemele, ma fatemele sulla pagina Facebook apposta creata per il canale, che è tutto più semplice. Ricordo alle minorenni di scrivere partecipo, poi chiedete al vostro genitore se vi fa l'autorizzazione. Io da 3 giorni prima che scada il giveaway inizio ad assegnare i numeri. Quindi io verifico e se vedete che vi assaltate o perché non mi è arrivata l'autorizzazione se eravate minorenni oppure magari può succedere una svista. Per quello che chiedo di mettere anche il like in modo che mi rendo conto le persone anche che partecipano e in più anche le persone che non vogliono partecipare perché magari non gli piace la roba in palio, se comunque come idea del giveaway può piacere. Quindi ciao a tutte, partecipate numerose e alla prossima!